Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Lucio Di Mauro ci parla di una bella iniziativa che si è svolta ad Aci Trezza, la pulizia del porto e dei fondali. Vediamo il servizio. Una domenica mattina dedicata alla pulizia del porto e del fondale ad Aci Trezza. La locale sezione della Lega Navale Italiana ha promosso questa iniziativa che ha trovato il supporto nell'amministrazione del comune di Aci Castello e dell'ente gestore dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi. Numerose le associazioni che hanno cooperato, Centro Studi Aci Trezza, Plastic Free, i cacciatori di reti fantasma e tanti volontari che si sono uniti in questa straordinaria mattinata di cura dell'ambiente. Ontario Emergency ha garantito il supporto sanitario. Sono stati raccolti i resti di tre gommoni distrutti e tagliuzzati, 27 sacchi di indifferenziata, 18 di plastica, 2 di vetro, 4 di lattine, 48 copertoni di varia misura fino a quelli da camion, resti di un ciclomotore, un aspirapolvere, parti di plastica di altro motorino, un lettino da spiaggia, 3 ombrelloni, 3 batterie auto e boe distrutte. La cura dell'ambiente è una delle direttrici che la Lega Navale Italiana persegue da oltre 125 anni su tutto il territorio italiano attraverso iniziative di pulizia delle spiagge e dei fondali. Ci troviamo al porticciolo di Aci Trezza dove una splendida iniziativa sta coinvolgendo un po' tutti. Ci sono degli enti, sono delle organizzazioni che oggi cercano di pulire i fondali. Come nasce questa idea? E questo è un borgo fantastico, immerso in una natura marina spettacolare, soprattutto immerso in un'area marina protetta. Nelle direttive di attività operativa della Lega Navale Italiana, oltre a esserci ovviamente la cultura marinaresca, la formazione, la sicurezza, l'attività sociosolidale, c'è anche quella della cura ambientale. Questa iniziativa nasce sostanzialmente per la cura dell'ambiente. Oggi abbiamo organizzato con gli amici, nostri partner, i cacciatori di rete fantasma, una pulizia del nostro porto, del porto di Aci Trezza e dei fondali del porto. Ricordiamoci che soprattutto le plastiche gettate a mare, presto o tardi, entrano nella catena alimentare e diventerà il nostro, terribile alimento. Cacciatore di reti fantasma, il vostro lavoro è sicuramente importante, certo sì, no, che farete. Allora, noi già da 14 anni facciamo tutte queste operazioni, anzi, oggi, per pura casualità, è la 500ª recupero che facciamo a mare. Oggi siamo insieme alla Lega Navale a dare una mano per la pulizia del porto che già a vista porta copertoni, porterà copertoni, cordame e soprattutto plastica. E cassonetti della spesa, motorini, motori di barca, tutto quello che gli può venire in mente è a mare. La cosa più strana che ho trovato sott'acqua qual è? Un uovo!